Questa mattina abbiamo raccolto l'appello di Denise che cerca Riccardo. Allora, per raccontare i dettagli, naturalmente lo facciamo dalle sue stesse parole. Buongiorno Denise. Buongiorno a voi, ciao a tutti. Allora, lei intanto chiama dalla Val d'Aosta, lei abita in Val d'Ayas, ha conosciuto Riccardo che aveva 4-5 anni, ci racconti? Sì, io nell'estate dell'84 sono stata ricoverata all'ospedale Regina Margherita di Torino nel reparto grandi ustionati e in camera con me c'era questo ragazzino che più o meno aveva la mia età, può avere un anno di scostamento, dovrebbe avere 42, 43 anni, 44 al massimo, insomma. E dopo questa, ovviamente abbiamo condiviso un'esperienza piuttosto traumatica, nonostante questo io ho dei bei ricordi di lui. E adesso lo cerco, lo cerco perché purtroppo non ho grosse informazioni, nel senso che so che si chiama Riccardo, appunto l'incidente è successo nell'84 e so che i suoi genitori / nonni gestivano una trattoria o ristorante vicino ad Europa, sulla strada che va ad Europa, ecco. I miei genitori sono rimasti in contatto con i suoi per un po', però poi si sono persi. E io adesso lo cerco. Certo, allora quindi ricordiamo Riccardo, nell'84 è stato ricoverato al reparto grandi ustionati del Regina Margherita di Torino, lei Denise aveva insomma avuto un incidente grave, importante, anche Riccardo ovviamente. Sì, entrambi, insomma, anche perché andando lì, insomma, al reparto grandi ustionati è evidente che il disastro era successo, ecco. Io nel dettaglio mi sono ustionata con una pentola di acqua bollente, lui forse mi pare di ricordare con dell'olio caldo che lo avevo ustionato collo e credo un orecchio, insomma i ricordi che ho sono questi. Allora lei lo vuole ritrovare oggi? Sì. Lei lavora in polizia municipale, ricordiamo in Val d'Ayas, sì. Ha una bimba di 4-5 anni, forse anche la vicinanza dell'età della sua bimba magari ha risvegliato un po' di ricordi. Sì, beh sì, lui è un bambino in realtà, non è una bambina, è un bambino, però sì, sicuramente ha giocato anche questo. Allora, noi lanciamo questo appello. I genitori / nonni gestivano un ristorante sulla strada per Europa, nei pressi di Europa. Allora, Biella non è gigantesca, noi contiamo veramente di avere qualche informazione utile, condividiamo il servizio anche sui social per darle una mano. Io spero davvero di riuscire a così condividere con lei delle buone notizie. Mi raccomando, ci tenga aggiornati. Sì, senz'altro. Vi ringrazio intanto per l'aiuto. In bocca al lupo. Grazie.